Ciao ragazzi, calmiamoci, mettiamoci comodi perché lo so che fare questo video e per voi sentire questo video, le mie riflessioni, siamo un po' agitati, cioè non possiamo non essere agitati per trattare questa notizia. Quindi relax, un passo indietro, mettiamoci comodi e facciamo il punto della situazione generale. Io ho aspettato a fare questo video per due motivi. Il primo, oggi era in programma ed è già uscito sul canale un video insieme a Daniele Brogna, vi invito ad andarvelo a rivedere. Si parla di Milan-Juventus, che deve essere il focus principale di questi giorni, perché domani è la vigilia di una delle partite più delicate della stagione. Avete dato un'occhiata alla classifica? Sapete che poi il Milan gioca con l'Inter? Bene, dovrebbe essere questo il focus, per forza di cose. Dall'altra parte, ieri sera è iniziata a circolare questa notizia clamorosa che non può non essere focus pure questa. Per capire che cos'è successo in questi giorni e di che cosa succederà invece nelle prossime ore tra campo e non campo, tra campo e calciomercato, OneFootball. Il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione, potete scaricarlo anche tramite QR code, inquadrando semplicemente con il vostro cellulare, con la fotocamera del cellulare, questo simbolo. Scaricatevelo perché potrebbero essere 10 giorni di mercato roventi. Qualcuno mi dice, ma secondo te in 10 giorni di mercato si fa una roba del genere? E ci avete ragione, ma ci arriviamo. OneFootball. E dopo aver lasciato, io voglio 9.000 like, 9 il numero di Vlaovic, diciamo per 1.000, 9.000 like almeno a questo video. Proviamo a mettere insieme tutto quello che sappiamo, dividendo notizie certe, e quindi ufficiali, confermate, e voci non confermate, ok? Ufficiose, cose che si sono dette. Notizie ufficiali. Vlaovic vuole andarsene dalla Fiorentina. Lo ha ribadito la Fiorentina con un comunicato apparso sul sito qualche mese fa dicendo Vlaovic non rinnova nonostante l'offerta di un contratto da 6-7 milioni di euro all'anno da parte della Fiorentina. Vlaovic non rinnova e quindi se ne andrà dalla Fiorentina. Quando se ne andrà? Boh, perché la scadenza di Vlaovic, il contratto di Vlaovic scade a giugno 2023. Il che significa che ci sono 6 mesi ancora, più un altro anno, un'ulteriore stagione sportiva. Che la Fiorentina lo ceda adesso, a gennaio, gli ultimi 10 giorni, o che la Fiorentina lo ceda quest'estate, io questo non ve lo posso dire. Di certo c'è una cosa: Vlaovic Fiorentina non continuerà. L'attaccante se ne andrà dalla Fiorentina. Non so nemmeno dirvi dove. Ma cerchiamo di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Perché in questa stessa sessione di calciomercato la Fiorentina acquista Piontek. Io l'altra sera ero in live da Sikwolf e da Gabbo su Calcio Totale. E ho proprio detto, ragazzi, a me puzza terribilmente questa cosa che la Fiorentina vada ad acquistare Piontek nel mercato di gennaio. E qualcuno mi ha detto, ma no, gli avranno detto, guarda, vieni qua, ti fai 6 mesi da riserva, dato che Vlaovic, l'abbiamo appena detto, se ne vuole andare, poi l'anno prossimo sei titolare. Sì, vero, però un giocatore che se ne vuole andare da una squadra che a gennaio cambia squadra pensando che poi sarà titolare tra 6 mesi, devo dire la verità, non mi convince, perché di solito a gennaio o prende dei giocatori che sono destinati a rimanere delle riserve o che vanno a farcire, a condire la squadra, oppure i calciatori che vogliono cambiare aria per cercare di valorizzarsi anche in vista eventualmente del mondiale. Comunque, questo è un discorso generale che non riguarda Piontek. Uno come Piontek, che sarà titolare tra 6 mesi, perché forse si vende Vlahovic tra 6 mesi, forse lo si vende adesso, forse lo si vende tra 18, devo dire la verità, un po' mi puzza. Poi, che significa? Vlahovic va alla Juve, non c'entra niente. Cerchiamo ancora di inserire i pezzettini del puzzle, però. In questa stessa sessione di mercato, e lo sappiamo, per certo ce l'ha confermato anche Allegri, Alvaro Morata è stato richiesto dal Barcellona. Risposta della Juve: ti muovi se e solo se troviamo un sostituto adeguato. E si era attraversata la pista Icardi, per il quale la Juventus non era disposta ad investire per il cartellino titolo definitivo dell'attaccante. Perché? Perché voleva arrivare a quest'estate, e dato che Morata tra 6 mesi andrà in scadenza di prestito e tornerà quindi all'Atletico Madrid, la Juventus dice: quest'estate mi siedo a tavolo con l'allenatore, cerco di capire qual è il nome su cui vogliamo puntare e proviamo ad andarci.
Io vi ho sempre detto che Vlahovic gennaio, Vlahovic giugno, secondo me, stesse probabilità, e cioè difficilissimo che la Juventus possa fare una roba di questo tipo qua. Difficilissimo. Difficilissimo. E infatti si sta parlando di Scamacca per quest'estate. Qui però si apre poi una cosa, che andremo magari a vedere nelle voci non confermate, relativa a Scamacca, che si incastra con Vlahovic. Me la scrivo perché potrebbe tornarci utile tra poco. Non l'avevo presa in considerazione. Torniamo alle cose concrete che sono accadute in questa sessione di calciomercato, e cioè stamattina. Stamattina Gazzetta dello Sport titola Vlahovic Juve. Si può fare Vlahovic Juve già a gennaio, Vlahovic Juve, Vlahovic Juve. Torniamo indietro, c'ho la faccia da culo, lo so, sto ridendo. Indietro di qualche giorno. Gazzetta titola Dybala Inter, lo sgarbo di Marotta. Io faccio un video, vi dico, ragazzi, per me non ha senso parlare di Dybala Inter, perché comunque la trattativa per Dybala sembra conclusa, sembra mancare qualcosina, vediamo come va. Per il momento mi sembra inutile preoccuparsi. Dybala con l'Udinese fa gol, non esulta. Polemica. Confermato che effettivamente stesse accadendo qualcosa. Non tanto lato Inter, magari sì, perché poi lo stesso Beppe Marotta ci dice, beh, è una situazione da tenere in seria considerazione. Azioni di disturbo nei confronti della Juventus ci sta, è logica, comprensibile. Per allora forse qualcosa c'è stato sia con l'Inter, Dybala Inter, magari un minimo contatto, e sicuramente qualcosa con Dybala c'è stato. Quindi quella notizia che sembrava buttata lì in un momento a caso su Dybala, un piccolo fondo di verità ce l'aveva. Come esattamente oggi, io la prima volta che vedo la Gazzetta di oggi dico, ma di cosa stiamo parlando? Siamo matti? Però queste voci ufficiali confermate, più quelle voci non ufficiali e non confermate che andrò a dirvi adesso, si incastrano bene. Tra l'altro oggi Gio Barone, direttore generale della Fiorentina, alla Nazione dice questa cosa. Nessuna offerta dalla Juve in questo momento. E questo ci può stare, immagino che sia vero. Oppure potrebbe essere gioco delle parti, ma io prendo in considerazione l'idea della veridicità della dichiarazione. Dusan e il suo entourage ci devono far sapere al più presto che cosa vogliono fare. Assolutamente sì, perché devono capire se lo vendono a gennaio, se non lo vendono a gennaio, ma anche qua, se a me non torna quel discorso legato a Piontek, questa potrebbe essere una frase di circostanza. E magari la Fiorentina e Vlahovic erano già d'accordo sul fatto che dovesse andarsene a febbraio, a gennaio, entro febbraio, e che quindi si siano messi avanti e stessero solo capendo dove far andare Vlahovic. Voci non confermate. L'Arsenal. L'Arsenal vuole Vlahovic, ha fatto un'offerta alla Fiorentina che andrebbe ad accontentare la parte economica richiesta dal club viola, ma a quanto pare il ragazzo non è interessato alla squadra. Magari alla Premier League sì, ma non alla squadra, non all'Arsenal. Fila anche abbastanza liscio. È una cosa che posso comprendere, per quanto l'Arsenal sia una squadra in crescita e risalita, ci sono magari altre squadre in questo momento che può avere in testa Vlahovic. Cherubini parla con l'entourage del calciatore. Questa era una notizia che era uscita una settimana fa. Io non ve l'ho nemmeno commentata, perché sembrava la tipica cosa buttata lì a caso. Però questo incontro è stato documentato e pare esserci stato effettivamente. Parlavamo di Arsenal. Cosa vi ricorda l'Arsenal e la Juventus? Quest'estate Locatelli, a lungo corteggiato dall'Arsenal, il Sassuolo aveva pure accettato l'offerta, Carnevali l'aveva detto, ragazzi, o la Juve alza l'offerta, o il ragazzo, noi abbiamo accettato un'altra offerta, cerchiamo di convincerlo fino a un certo punto di farlo andare là perché c'erano i soldi che ci chiedono. Locatelli non andrà mai all'Arsenal per un motivo, e cioè voleva fortemente la Juventus, volontà del calciatore. Stessa cosa per Chiesa, che coinvolgeva la stessa Fiorentina, con cui la Juve adesso dovrà sedersi a trattare perché non c'è più l'obbligo di riscatto per via dell'infortunio di Chiesa. La Juventus dovrà andare a pagare alla Fiorentina quanto pattuito se vorrà riscattare Chiesa, immagino di sì, e quindi eccoci qua. Vi ricordate quando all'inizio vi ho detto sì, però mancano 10 giorni di mercato, cosa credi che? Siamo a credito, perché nell'ultima sessione di calciomercato precedente a questa, quindi quella estiva, intorno ai 7-8 giorni alla conclusione della sessione,
che cosa accade? Qualche voce che iniziava a sottolineare come Cristiano Ronaldo non fosse più interessato a rimanere alla Juventus. Sembrava una follia, dici te, ma no dai, è impossibile, manca una settimana, adesso giochiamo con l'Udinese e poi vediamo cosa succede. Con l'Udinese Cristiano non gioca, e lì si capisce che qualcosa effettivamente stava accadendo. Dybala con l'Udinese per il gol, Cristiano con l'Udinese per la panchina, l'Udinese porta sfiga, però mancava poco ed era assurdo pensare che. Eppure ancora una volta la volontà di Cristiano Ronaldo, altro calciatore che era in scadenza di contratto, quindi non aveva la Juventus tutto questo potere su di lui, ma soprattutto uno come Cristiano Ronaldo che ti dice sono scontento, me ne voglio andare, ha avuto il potere di andarsene effettivamente. Locatelli e Chiesa hanno avuto il potere di scegliere la Juve, Ronaldo ha avuto il potere di andarsene dalla Juve. In questo momento le volontà dei calciatori contano tantissimo, e parlavamo prima di Morata, che ha la volontà, lo sappiamo, c'era tutto fatto, accordi tra Morata Barcellona, Barcellona Atletico di Madrid, volontà. E la Juventus gli ha detto, se troviamo il sostituto sì, se no no. Ora, io capisco che le voci confermate e le voci non confermate in questo momento possano sembrare incastrate. Andiamo avanti con questa storia. L'offerta della Juventus, che Gio Barone ci ha detto, la Juventus non ha ancora fatto l'offerta. Gioco delle parti, verità, ai posti dell'ardua sentenza. Però l'offerta della Juventus è di 35 milioni per più Kulusevski. Perché è interessante questa offerta? Uno, perché Kulusevski è un giocatore sul mercato che la Juventus, a quanto pare, lo stiamo vedendo anche dall'impiego, Allegri non è che ci creda poi tanto. E la Juventus sarebbe anche felice di cedere Kulusevski a quella cifra, perché con l'ammortamento dell'ultima stagione e mezza andresti addirittura a fare plusvalenza su un calciatore che avevi strapagato un paio di stagioni fa, nel gennaio dell'anno in cui ci allenava Sarri. 35 milioni. Dove sono quei 35 milioni? Cosa sono quei 35 milioni? Sono 40, la cifra che a quanto pare Sassuolo ti chiede per Scamacca, meno 5, che sono quei 5 milioni che ballano per i secondi 6 mesi di prestito di Alvaro Morata all'Atletico Madrid, che il Barcellona dovrebbe riconoscerti. Se tu dai Alvaro Morata al Barcellona, il Barcellona ti dà 5 milioni perché tu l'hai pagato 10 per una stagione intera. Quei 5 milioni più i 35 che avresti offerto adesso significa 40, il che significa, invece che aspettare quest'estate per prendere Scamacca 40 milioni, io questa cifra, che virtualmente ho già investito su un attaccante, cioè Scamacca, più i 6 mesi di Morata adesso, la giro direttamente alla Fiorentina. Gli cedo anche Kulusevski, che è un calciatore che mi permetterebbe di fare plusvalenza, e lo sappiamo che le plusvalenze nel calcio di oggi sono essenziali per far andare avanti i bilanci, e questa sarebbe una plusvalenza vera e effettiva. E guardo che cosa succede, perché se il calciatore è scontento, se ne vuole andare, l'unica offerta dell'Arsenal, lui non vuole andare all'Arsenal, verrebbe alla Juventus, e io qua non so spiegarvi perché, sinceramente, nel senso che potrei scegliere altre squadre, ma se quelle squadre ad oggi non ci sono, non cercano un attaccante, non sono disposte a investire, considerano troppo elevato quella cifra, se Arsenal o Juventus, e lui vuole la Juventus, ecco che si apre uno scenario. Si apre uno scenario, non vi sto dicendo si è chiuso uno scenario, non vi sto dicendo Vlahovic verrà la Juve al 100%, non vi sto dicendo magari Kulusevski rifiuta, magari la Fiorentina ti dice ma 35 milioni Kulusevski non ne ho la più pallida idea, non ci credo neanche per sbaglio, te la rifiuto, voglio più cash. Però qui c'è un braccio di ferro che è tra Vlahovic e la Fiorentina, ed è ovvio che la Fiorentina in questo momento non ha la possibilità di tenere per la gola Vlahovic, non ce l'ha, perché se Vlahovic ti dice no, io quella squadra te la rifiuto, io non firmo quel contratto, le trattative si fanno in tre, alla Fiorentina interessa avere dei soldi in mano, poiché voglia tutto cash, ecco, questo è un problema, perché in questo momento la Juve non è in grado di fare dei grossi investimenti cash. Poi io ve l'ho detto l'altro giorno, attenzione, perché non è vero che la Juve non ha soldi, la Juve ha pochi soldi, deve valutare gli investimenti, deve capire dove andare a farli,
dove spendere quei soldi? Su Allegri investiti. Su Dybala ora si è fermato tutto. Perché? E vuoi vedere che incastrando pure questa e incastrando tutte le voci ufficiali, non ufficiali, la Juventus sta aspettando a rinnovare Paolo Dybala e non aveva senso dire aspetto febbraio, aspetto marzo, perché dici non sei sicuro di essere in Champions o meno, ma vuoi vedere che sta aspettando, perché quegli 80 milioni di euro che andresti a investire su Dybala, i 35 che andresti a investire su Scamacca, i 5 del prestito di Morata di questi 6 mesi, li vai a investire invece su Vlahovic? Ora, è un'illazione. Non vi voglio vendere un sogno, perché io sono il primo a non crederci, Sono il primo a non... sono il primo a non crederci. E trovo anche ridicola l'offerta, se proprio devo essere sincero, 35 milioni e Kulusevski. Però si incastra il fatto che la Juve non andrebbe a tirar fuori tanti soldi. Che la Juve vada effettivamente a acquistare un attaccante, che è l'obiettivo da anni della Juventus, e ci portiamo dietro da anni questo problema. La possibilità di capire poi eventualmente se Paolo Dybala potrà rimanere oppure no, anche a seconda del posizionamento, che potrebbe migliorare sensibilmente grazie all'acquisto del calciatore più in forma, più forte, più determinante del girone d'andata, che andrebbe accontentato non andando all'Arsenal, ma andando in una squadra nella quale verrebbe volentieri, e la Fiorentina avrebbe un sostituto, non esattamente come Vlahovic, perché Kulusevski non è come Vlahovic, ma da inserire nel tridente e a quanto pare apprezzato anche da italiano, più dei soldi, più dei soldi. Se è uscita questa roba qui, io vi dico, può essere semplicemente la Gazzetta che era in crisi, voleva vendere più copie, voleva far parlare di sé, c'è riuscita, lo sto facendo anche io. Ma se è uscita come quella di Dybala l'altro giorno, dal niente, io non ci credo, ma vi ho messo sul piatto tutti gli elementi per farvi avere un'idea, in modo che anche voi possiate avere la vostra ricostruzione. E anzi, sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Ribadisco, non ci credo. Dovessi dare una percentuale di realizzazione al tutto, do l'1%. Però sono tanti pezzi del puzzle messi lì che con un po' di pazienza potrebbero addirittura incastrarsi nel mondo delle favole, nel mondo dell'utopia, nel mondo in cui la Juventus decide di fare un investimento multimilionario nel mercato d'inverno, cosa che non è mai accaduta. È anche vero che non ci si è mai ritrovati in una situazione di vita o morte, perché ce l'ha detto, arriva bene, qualificazione alla Champions è un must, devi arrivarci, e forse così non ci arrivi, forse con Vlahovic invece diventa un po' più semplice, e forse potresti fare anche un buon percorso all'interno della vera Champions League, dell'effettiva, dove andrai a affrontare il Villarreal agli ottavi di finale. Non succede, non lo dico, non succede, ma se dovesse succedere sarebbe da fare una statua a chi ha concepito questa operazione, a chi ha annusato la fattibilità di questa operazione e tutto il resto. Non succede, non succede. Puntini, puntini, però ditemi la vostra.